questo è il mondo delle ultra trail. C'è un mondo qua intorno, un mondo. Mezz'ora alla partenza. Studiato da Roby Terroni, nostro amico di Borgo Taro, 35 km attorno a Borgo Taro, e vedremo chi sarà colui che andrà a Abbotsway 2024. Sarà molto divertente. È qualche anno che la voglio fare e adesso siamo a mezz'ora dalla partenza. Vediamo un po' cosa ci portiamo a casa. Mi sbilancio, l'obiettivo è di chiuderla in 24 ore e lo faremo, lo farò. Lo farò. Partiti. La prima ora di gara, siamo partiti che c'era afa, adesso è andato via il sole e si sta veramente bene, sudati, aria fresca, e questo sarà un problema, bisognerà coprirsi per evitare mal di pancia. E qui questa è la sera che comincia ad arrivare. Tante cose in questa gara, tante cose. Fontanone. Complimenti. Grazie. Sono le 3 di notte, una 42, 43, massimo 45 chilometri. Ovviamente voi non vedete niente perché la telecamera non riesce a riprendere. Sono in un gruppetto di 4 persone, ce le ho alle spalle. Stiamo affrontando la seconda salita che ci porterà intorno ai 1300. Mi piace, sono stanco, però sono ancora positivo, la crisi non è ancora arrivata, anche perché siamo a un terzo del percorso e sarebbe un po' un vero peccato prendere la crisi già adesso. Parecchio fango, tanti guadi, inaspettati, veramente inaspettati. Come diceva un mio conoscente di gioventù, a quest'ora i bravi ragazzi
dovrebbero essere a dormire, perché a quest'ora ci sono svegli soltanto i delinquenti e le male femmine. Sono più o meno le 6, stiamo lasciando Bardi, una trentina di chilometri e arriviamo a Borgotaro. Finalmente vediamo la luce, ma anche uno spettacolo della natura. Guarda te che roba! Ah, va che meraviglia! Sputato sangue 11 ore e 20 esatto. Minuti, ma alla fine il nostro premio l'abbiamo avuto. Adesso basta non prendersi un freddone alla pancia. Arrivo, eh. È stata una notte che è passata molto velocemente. Sentiero brutto, tantissimo fango, solchi alti mezzo metro in mezzo al sentiero, segnata male, però è passata. Adesso 30 chilometri e arrivo a Borgotaro. Ho fatto il cambio vestiti al castello di Bardi, bello, suggestivo, e adesso 30 chilometri si arriva a Borgotaro. Avanti, avanti e ancora avanti, dai, dai. Il momento è arrivato, si è spento tutto. Sto camminando, la media era buona per finirla in 24 ore, adesso dubito fortemente, però fino a Borgotaro voglio arrivare, poi il resto lo valuteremo, piccoli passi. Arrivo a Borgotaro e lì decido. A dopo. La fase down continua, sono 70 di chilometri. La fase down continua. Ho mangiato una caramella al caffè, ho preso un amminoacido, un gel, ho bevuto perché mi venivano delle specie di colpi di sonno. Sono abbastanza provato. Adesso sono in mezzo a questa foresta di Chernobyl. Dura, la vedo molto molto dura. Comunque al ristoro devo arrivare, e sono 75 chilometri, quindi ne mancano, sì, forse ero 72, ancora 3-4, massimo 5 chilometri. Da lì devo metterci il massimo impegno per arrivare a quello dopo, che sono 80 chilometri, e poi ne restano 10 per arrivare a Borgotaro, e da lì voglio valutare il da farsi. Certo che queste gare a tre cifre mi provano parecchio. Vediamo, dai. Intanto mi godo a passo di lumaca questi, non si può dire bucolici, perché ripeto, sembra la foresta di Chernobyl. Tanti guadi, eccone qua un altro. Op, op, op. Però il passo è veramente lento. Adesso affronto questa salita e vediamo un po' come la porto a casa. Solo, sono da solo. Ma vado avanti. Ho appena lasciato il ristoro di Osaka, distrutto.
mi sono dato un'ora di tempo per arrivare al prossimo ristoro. Osaka 75 km, prossimo ristoro 85 km in un'ora. Non sarà facile, però ci voglio provare. Sono ripreso, è incredibile come testa e gambe abbiano dei momenti di down, ma se si lasciano passare poi ci si riprende di nuovo. Non dico che adesso mi metta a correre in salita, probabilmente camminerò anche le discese, però il passo è aumentato anche grazie alla telefonata di Claudia, ma soprattutto quella di Osvo. Grande Osvo, tu sì che ci sai fare. Avanti così. Il ristoro di Caffaraccia. Ho preso un caffè, un po' di Coca-Cola, noccioline, cioccolato, banana, e adesso la discesa, questa discesa la cammino. Però sono nuovamente, tra virgolette, carico. Questo gioco funziona così: tocchi il minimo, il fondo, poi risali, non nelle condizioni ottime di quando sei partito, però almeno non sei depresso. Mi piace questa cosa. Grazie Osvo, preziosissimo. Quando arrivo a Borgotaro ti chiamo e non mi ritiro. Ennesimo guado, questo con la fune. Basta acqua, basta. Qua ci si bagna. No, forse no. Oh, bravo, di là. Sì. Un po' spartana come gara. Ha il suo fascino anche lei, però ristori scarni, personale sul percorso assente, soprattutto in questi passaggi un po' così, tra virgolette, pericolosi. Però va bene, sono 12 anni che c'è sta gara e nessuno ci ha lasciato le penne, quindi va bene. Adesso ci facciamo sti con le gambe fresche, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Qui vediamo come farsi male. Uscito quasi indenne. Maremma, ma sì, ci piacciono a noi i passaggi complicati. La decisione è stata presa. Arrivo a Borgotaro e mi fermo, perché adesso come adesso non ha senso camminare altri 35 km con il mal di piedi. È un peccato, mi dispiace, però non è quello che voglio fare. Io voglio almeno corricchiarla. E ora, in questo momento, in questo preciso momento, non sono in grado di corricchiare. Già mi fanno male i piedi solo a camminare, quindi anche questa avventura si conclude qua. Alla prossima. Vai Marco, vai! No, 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 no! Stanno camminando tutti! Vai, vai, vai! No, 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 no! No, 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 sei in media. Sì, ce la fai. Non, no, testa. Partendo per gli ultimi 35, so che sto facendo una gran minchiata. Sono arrivato a Borgotaro, dopo vari tentennamenti,
ma come dicevo prima, soprattutto dopo varie pressioni, sono ripartito. Ho fatto 3 km in 50 minuti e ho confermato che questo sport lo devo fare per me stesso, non perché c'è qualcuno che si aspetta che io faccia 120 km. Chiaro, ritirarsi fa sempre male, dà sempre fastidio, ma peggio sarebbe stato chiudere la gara, fare 120 km senza il minimo spirito, la voglia di farlo, magari rischiando di farsi male e compromettere le prossime gare. Dispiaciuto di non averla terminata, rammaricato di non essermi fermato prima, però adesso ho preso la decisione, rientro. Abbots Way, terminata a Borgotaro, causa forte mal di piedi. Ho provato a continuare, ma non ce l'ho fatta. Io lo imputo al mal di piedi, può essere che ci fosse anche una componente di testa. Forse se la gara fosse arrivata fino a Pontremoli, ma chissà, l'avrei portata a termine in un modo o nell'altro. Mi rimane il dubbio di come poter risolvere questo mal di piedi. Basta rallentare, camminare, attendere che passi e riprendere? Non lo so, non sarà facile scoprirlo, ma 2026, Bobbio Pontremoli, e che questa sia la volta buona.